Ciao a tutti da Salvatore, grandissima sorpresa! Ciao, rieccoci qui, rieccoci qui! Ciao Christian! Ciao Emanuele, Emanuele Carioti, che non ha bisogno di presentazioni. Ma avete visto che Roma a marzo, che Roma a marzo, guardate la piramide Cestia, qua c'è il cimitero cattolico, là dietro c'è Porta San Paolo. Lo sapete che la piramide Cestia in realtà è un sepolcro? Me l'ha insegnato Borni e me l'ha insegnato anche Silvio Di Francia, siamo andati dentro e ce n'erano 5 o 6 a Roma che poi sono state incastonate nelle mura. Scusate, deformazione professionale. No, hai fatto benissimo, perché poi la tua voce narrante in televisione e anche durante i servizi notturni. Sono io, eh? E lui. C'è un sole incredibile! Sì, sì, sì. Grazie, grazie. Come sento la tua voce, veramente mi metto lì e tu ci hai veramente illuminato con il tuo narrare di Roma, di tutti i posti, perciò questo è veramente una delle tue tantissime materie, Emanuele. Grazie Christian, e come dice Vasco, nel 2023 siamo ancora qua, quindi ecco. Insomma, ringraziamo il Dio. Ecco qui, allora. Però siamo qua per ricordare soprattutto il maestro Garifano. Per fortuna e purtroppo. Che era una frase che lui mi diceva spesso. Ho scritto questo libro con il cuore per il maestro, per i 10 anni dalla scomparsa del maestro. E narra praticamente il mio rapporto personale tra un giovane cronista dal dicembre dell'89, avevo 17 anni al Piper, fino all'ultima intervista che molti di voi conoscono perché è andata dappertutto, del marzo del 2013. Il 30 marzo è appunto, sono 10 anni che il maestro purtroppo ci ha lasciato. Io devo ringraziare veramente tutte le persone che hanno letto, acquistato in vario modo il libro, mi hanno chiamato, mi hanno intervistato, compreso te ovviamente. Un grande successo, no, e non potevo non mancare. Non è questione solo di successo, è questione che io so che al maestro può fare molto piacere. Molto piacere, tocchi le corde. Una cosa del genere. E ci sono delle cose curiose che tutte le persone che ci stanno guardando possono apprendere sul maestro, che magari non sanno. In più ci stanno tante mie interviste, da quelle cartacee a quelle radio, fino addirittura ad interviste internet che gli facevo, le prime sperimentazioni, fino all'ultima, insomma, che ho fatto, come sapete tutti, con T9, la mia amata televisione per 25 anni, insomma, quindi c'è sempre da ricordare le belle cose che abbiamo fatto in passato. Comunque il libro sta andando bene, io non so manco tutti quelli da ringraziare, tutti i gruppi Facebook, tutti i gruppi di tutti i social, di YouTube, di Instagram, lo stai facendo adesso, Instagram, TikTok, tutti, ricordiamo tutti, i tuoi canali, ricordiamo, sto dappertutto, ecco, sto dappertutto, Emanuele Carioti, e lo trovate, non potete questo se lo volete trovare, Emanuele Carioti, che edito da Progetto Cultura 2003, lo trovate sugli store digitali, anche in libreria, anche nelle librerie normali, se voi andate al Mangiaparole per Detti a San Giovanni, su Via Appia Nuova, da quelle parti lo trovate, se andate al centro di Roma, a Largo Chigi, alla libreria Cicerone, lo trovate, però lo trovate anche su Amazon, ovviamente, che è il modo, come sapete, più semplice. Per fortuna e purtroppo, Franco Garifano, Emanuele Carioti, è un libro che ho scritto con il cuore e ci tengo a presentarlo con te in questo posto evocativo. Veramente. A salutarlo con te in questo posto evocativo. Ti ringrazio, è un piacere e onore per me. Anche perché so che tu l'hai apprezzato, insomma, perché ci siamo. Io ve lo consiglio veramente, grande Franco Carifano, tutto il resto è noia. Ma. E non solo, e tante altre cose, esatto. Tante altre cose, perché parliamo. Parliamo della storia, del suo rapporto con gli autori, con gli interpreti soprattutto, ma diciamo il rapporto di un giovane cronista fino dal primo momento fino all'ultimo, e ce ne stanno tante di interviste, ce ne stanno tante, quindi io, questo è il mio contributo che ho dato al maestro. 10 anni fa mi dissero: fai un Istanbul, Emanuele, quando morì il maestro, la sera stessa, mi ricordo. Io dissi: ma no, forse è poi rispettoso, perché non è una cosa così. Ho aspettato 10 anni, ho raccolto un po' di interviste, un po' di curiosità, e le ho messe dentro. E è venuto fuori un pamphlet che secondo me tutti quanti potete apprezzare.
Emanuele Carioti è qui insieme a Cristian Paoloni, il più noto salutatore di tutto il mondo, proprio tutto il mondo, premiato per la prima volta. Ma c'è pure Marta, perché Marta, c'è bellissima, pure Marta. Io c'è pure Marta, ringrazio di questo straordinario premio. Premio Scarabante 2019 per la nuova comunicazione, il primo premio. Grazie. Che ti abbiamo dato e siamo contenti perché stai andando alla grande. Grazie, io ti ringrazio di cuore, per me è un piacere e onore stare con te adesso qui in questo straordinario posto della Roma Caput Mundi e presentare e ricordare il maestro che è sempre dentro di noi, e con questo hai fatto un omaggio a tantissime persone. Come hai detto tu, il maestro è contento, infatti oggi c'è anche il 30 marzo facciamo una preghierina per il maestro. Ecco. Una preghierina per il maestro o ascoltiamoci una sua canzone che ci sta sempre nel cuore. D'accordo? Grazie Emanuele, allora io approfitto, sì, per salutare tutti i tuoi fan e del libro, certo, ovviamente li salutiamo tutti, e tutti i gruppi. Allora io sto in contatto da allora, tutti io li seguo e sono segnato tutti quanti, da semplicemente Garifano in poi. Sto parlando di Facebook, per non parlare degli altri, YouTube, Instagram, sarebbe troppo lungo, ma io tutti i gruppi, veramente devo ringraziare i gruppi Facebook, sono stati eccezionali. E naturalmente saluto tutte le persone che si occupano ancora fattivamente di quello che è la memoria di Franco Garifano, dalla sua tomba, come sai, alla sua casa museo. Sono tutte brave persone, tutti quanti, sono tutte brave persone. Tutti i fan di Franco Garifano. Siamo in tanti, eh? Ecco qui. E te sicuro. Ecco, e ovviamente abbiamo la manina dedicata a Franco Garifano, tu già ne hai una, Franco, e con questo la doppietta. Franco, ciao a tutti dal salutatore e grande Emanuele Carioti e MaTube, seguitelo perché uno nessuno e 100.000 Emanuele Carioti, e la notizia non dorme mai poi, no? Mai, ciao.